You ass, come here, ass, fuck. Arriva la mia compagna, siamo insieme da tanti anni ormai, mi fa: Giorgio, io voglio un figlio. E io, ma è una notizia bellissima, cioè, ma a me lo dici così, cioè, è da chi? Da te. E allora pensiamoci un attimo, cioè parliamo. Giorgio, io ho 30 anni, tu 37, siamo abbastanza maturi. Spendo la PlayStation. Però pensiamo, Giorgio, io voglio un figlio. Oh, calmate, che mo è sta voglia di riprodurti all'improvviso? Che cazzo c'è, un panda che c'è, paura di estinguere, vaffanculo. Dai, calma. Siamo 7 miliardi. 7 miliardi. Senti proprio l'esigenza di mettercene uno in più. Non te lamentare che dopo non trovi mai parcheggio per la sera, eh? Io un figlio lo farei. Lo fanno tutti. Cioè davvero, non trovate niente di partire. Fanno tutti. Io li vedo che passeggiano con queste carrozzine, mostri che portano, altri mostri, però 012. Lo potrei fare. L'unica cosa è che coscientemente ho paura possa ereditare i miei geni. Io ho un'incipiente calvizie, vene varicose, insufficienza venosa sarebbe, due ernie, una operata inguinale, una da operare addominale, più tendo la pressione alta, più bevo, fumo, me drogo, sometimes, e ho una malcelata passione per i trans. Ho pensato, che cazzo verrebbe fuori? Ah, sì, l'incrocio tra Bukowski e Padre Pio, una cosa. Oh, non fate ste facce, queste cose. Padre Pio amava i trans. Amava tutti, non amava i trans? Sì. Cioè, alle stigma dei credete, ai trans no. Bastardi, che cazzo. Se ne dai, eh. Allora, ho anche pensato che sono un comico egocentrico narcisista, ma non così narcisista egocentrico che potrei pensare a mettere al mondo un'altra creatura e pure insegnargli come campà. Che potrei insegnargli io se ci avessi un figlio? Se ci avessi un maschietto, sai, sto maschietto pure io, qualche cosa mi invento, che ne so, il trucco per non farsi sbicca quando torna a casa se è ubriaco. C'ho un master a Harvard. Il segreto, amore, quando torni a casa, se non ti vuoi far beccare, sei ubriaco, qual è? Non torna. Vai a casa un spacciatore di crack, dormi sotto un muro, ma non torna. Se invece dovessi una femminuccia, una ragazzina, che gli potrei, dimmi, dovrei inventare qualcosa, dovrei partire dalle mie esperienze, no? Dire, che so, al primo appuntamento col fidanzatino, no? Che gli piace tanto, dico, amore, se ti piace davvero tanto sto ragazzo, ma tanto, 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 quando ti riaccompagni a casa con la macchina, guai, taxi, mezzi pubblici, la sera, eccetera, con la macchina, tu fa cadere il tesserino del catechismo sul tappetino della macchina. Poi, con la scusa, andare a raccogliere, gli fai un pompino. Ma papà, mentre guida? Lo spiazzi. Sarà tuo per sempre. Adesso vatti a divertire, amore, vatti a divertire. Vai, vai. Ah, amore, amore, amore. Ingoia tutto, però, eh. Se no si sente rifiutato. Lo so, sarei un padre perfetto, lo so, lo so. Lo so, lo immagino. È che me... pur avendo proprio una predisposizione alla paternità, evidentemente, però c'ho un difetto, che non mi piacciono i bambini. Non so se si era notato lì. No, no. A me i bambini proprio non mi piacciono, perché secondo me sono stupidi. Fanno, cioè, tu mai parlato con un bambino di 3 anni? Non sai un cazzo che dire, che capisce il cazzo, è un imbecille. No, ma io non lo so, parlateci. Non vi dico un anno, 3 anni, quando già... Oh, cioè, parla con un bambino di 3 anni, fa domande petulanti, proprio stupidi. Papà, papà, che è quello? Come che è quello? Che cazzo, non riconosce un semaforo di merda? È un semaforo? Giallo, rosso e verde? Che cazzo è? Non è che c'è uno sperma debole, ma tu sei rimasto a metà sull'ovulo, vaffanculo, ritardato. Che cosa? Peggio, peggio sono gli adulti che stanno sempre con i bambini. Ci stanno degli adulti che, come ci sta una festa dei compleanno, vogliono dai bambini... Che cazzo?
cazzo fai? Insensibile. Non capisci, se vuoi entrare in contatto con loro, devi comportarti come loro. Cagati addosso allora. Diventi amico per la pelle.